Salve a tutti, qui Sandros94 e continuando col secondo episodio di Heroes of the Storm, di questa serie dove vi mostro i miei talenti preferiti per i vari singoli eroi, giocheremo con un guerriero, tritacarne, e credo che controlleremo parecchio i nemici. E li sposteremo a destra e a sinistra. Carne vuole giocare! Ok. Preparatevi a combattere, marinai d'acqua dolce! Eccoci qua, nella baia di Cuornero. Squadra alleata, Zeratul, Tritacarne, Liming, Sylvanas, Stygius. Squadra nemica, Zeratul, Hammer, Foschi, ETC e Jaina. Va bene, vi concedo Let Sil solo bot. 4, 3, 2, dobbiamo prendere questa torre di guardia. Ora vediamo un po' Comunque, d'azione. per il talento di livello 1, Sylvanas sta dormendo. Andremo per appetito insaziabile, che praticamente ogni volta che prenderemo un globo di rigenerazione, cioè attenzione, c'è Zeratul. Dannazione. Io voglio andarmene. Sì, no, forse no. Fatemi riprendere la vita, grazie. Praticamente per ogni globo di rigenerazione otterremo. È morto, va bene. Otterremo della vita extra. Non nel senso che rigeneremo vita, ma la nostra barra della vita diventerà più grande. E se facciamo i bravi, arriveremo a fine partita con la vita che sarebbe, non dico il doppio, però sicuro una volta e mezza quella che dovremmo avere normalmente. Chi si è fregate? Dove vai? Dove vai? Vabbè. Vai via, vai via, vai via. Non hai neanche mano. Perché? Perché? Ok. Già non si presenta bene. Come partita, aiuto. Ah, andiamo top. Prendiamo un po' di esperienza. Prendiamo i punti di visione. Allora, abilità di tritacarne. La Q, che si chiama gancio. Aggancia un nemico e lo trascina a sé. Questo nemico può essere sia un nemico minion, sia un eroe nemico. O sia anche un mercenario neutro. La W si chiama schianto. Praticamente schiantiamo la mannaia per terra facendo danni ad aria. Praticamente dovrei andare, sì, infatti. Ho capito, ho capito. Volete farvi ammazzare così, uno dopo l'altro. Livello 4 andiamo a guarigione amplificata. Prete tutte le cure che riceviamo, anche la nostra rigenerazione passiva. Saranno aumentate del 30%. Ah, quindi queste cosette dondolano anche se non si ha visione. Ok, ottimo a sapersi. Foschi! 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 Ok, no, 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 no. Troppo rischioso. Zeratul. Che stavo dicendo? Vabbè, ho parlato di schianto. E quindi il prossimo in fila. Dannazione, non ho preso il globo di rigenerazione. Dannazione, fatevi passare. Prossima abilità è la E, che si chiama voracità, me lo dimentico sempre. Che praticamente faremo un tot danno a un nemico. Che sia minion, che sia un mercenario, che sia un nemico, insomma. Abbiamo capito. E noi riguadagneremo indietro vita. Praticamente
E normalmente sarebbe il 20% di vita. Perché ora la Fosca è riuscita a consegnare. Pensate di poter aprire tutti e due i forzieri, marinai d'acqua E soltanto che con guarigione amplificata, che ci dà il 30% in più di guarigione a ogni cosa che ci cura, guadagneremo il 26% di vita indietro. Quindi tecnicamente, se uno lo fa 4 volte, sta più che al 100% di vita. La prima cosa è un cooldown di 20 secondi, quindi quelle 4 volte si applicherebbero. Perfetto, loro si sono agganciati a noi al posto di seguire Zeratul. A livello 7 prendiamo gusto squisito. Vabbè, gusto squisito, che praticamente ogni volta che mangeremo qualcuno, nel senso con voracità, useremo la nostra E su qualcuno. Ah no, su qualcuno che è un eroe nemico, non nemico e basta. Guadagneremo 2 in più di rigenerazione vita al secondo. Ora, per il livello 7 si poteva anche andare per batticarne. Praticamente rallenta il 25% per un secondo e mezzo ogni nemico colpito a un nostro attacco base. Bombette. Però io personalmente, a parte che preferisco mettermi in mezzo, se devo rallentare qualcuno mi metto in mezzo, un po' come fa ETC. Sì, va bene, ETC ha una mobilità molto più alta della mia, però preferisco appunto mettermi in mezzo, e così ho la possibilità di prendere quel talento che mi permette di aumentare la mia rigenerazione, come dicevo prima. A fine, verso tarda partita, quindi livello 20 in poi, quando uno dovrebbe avere tipo una trentina di globi di rigenerazione, minimo, uno può avere un rapporto di vita e rigenerazione a vita adeguato, nel senso stessi livelli, e non che dobbiamo rigenerare 10.000 di vita con un punto al secondo, per esempio, per farvi proprio un'idea generale. Siamo a livello 10. Ok, qui le cose diventano più sul personale. Io volevo andare ad aiutare, però non pensavo che ci fosse tutta sta gente. Non ho fatto in tempo a prenderlo e scappare. Allora, qui si può andare per due cose. Uno, bile putrida. Praticamente lasciamo un'area di gas intorno a noi e aumenta la nostra velocità di movimento. E tutti i nemici che passano su quell'area di gas, Sylvanas. 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 Perché? Perché l'hai fatto? Sylvanas! Oddio mio! Oddio mio! Wow! Ai 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 ai! Con aumenta la velocità di movimento nostra e e creiamo questa bile che danneggerà il nemico. Se no, saremmo andati per banchetto feroce. Che prende. Mangiamo letteralmente qualcuno della squadra nemica, mettendocelo dentro la pancia, e potremmo portarcelo a destra e a sinistra come ci pare per 4 secondi. Ora, io tendo a usare quello di come talento. Qui è stato un pochino sprecato.
dannazione. Dannazione. Via, via, scappare. Ah, via, no, aiuto. C'è il mondo. E il mondo mi segue. No, Foschi, stai lontano da me. Grazie, Zera. Adesso basta. Noi non lavoriamo gratis. Preferisco andare per banchetto feroce. Sì, banchetto feroce. Perché principalmente tendo a intrappolare i nemici dentro le fortezze. Che è un ottimo modo di giocare per con quell'abilità eroica. Soltanto che... Ah, e altro motivo è perché in uno scontro... Ah! Potevo usare la W. In uno scontro... Che scatole! Beh, pure mancato. In uno scontro... È anche... Buono da usare. Arriva. Che si rialzi. Non cesserò mai di combattere. Questo campo di merce. È anche utile, stavo dicendo, perché se uno si riesce a mangiare per esempio il loro supporto o il loro guerriero, se ce n'hanno uno solo e poi sono tutti quanti alquanto fragili, si riesce a togliere un fondamentale elemento della loro squadra per 4 secondi. Uno dice 4 secondi sono pochi. No, in uno scontro gli scontri durano in genere 2-3 secondi, quelli proprio specialmente con tanti assassini. Che vieni qua. Bella uccisione. E che 4 secondi sono un'eternità. Cannoni principali. E veramente si riesce a capovolgere anche in una situazione, ad esempio, dove si era 4 contro 5, la squadra alleata in 4. E quando finisce di attaccare. Penso che ne abbiano avute abbastanza. Ok, vado via. Ah, dannato. E quindi vabbè, si può capovolgere proprio le sorti di uno scontro che potrebbe essere andato male, invece prenderlo che va bene. Prima abbiamo... Abbiamo preso il talento... Ah, ok. Ho paura di aver preso quello sbagliato. Il nemico sta avanzando! No, quante volte ti sei trasportato? Zero! Stavi rischiando grosso. Tento non andare troppo avanti, non ti stendere troppo! Abbiamo preso indigestione, che crea un vomite ogni volta che usiamo la nostra E su qualcuno e che ci permetterebbe di infliggere danni su aggiuntivi. Vediamo se mi facessero passare. È andato malissimo, ci siamo... Ah, fatti ammazzare. Vabbè. E crea un vomite ogni volta che usiamo la E su qualcuno e che infliggerà una discreta quantità di danni. Per questo livello si può andare implacabilità,
Sì, vabbè, riduce il 50% la durata di ogni stordimento, rallentamento, immobilizzamento, vabbè, tutte quante limitazioni. O se no, mano caritatevole, che è ottimo se la squadra nemica ha un'enorme quantità di CC. CC sta per crowd control. E significa che, per esempio, la squadra nemica ha un Diablo o un Muradin con l'Ultimate. Ultimate, come si chiama? Battitore, mi pare, sì. O cose di questo genere. Dai, 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 no. Dai, dai, dai. No, dall'azione. Ah, Tejus. Dai, ragazzo. Pare il nemico vi ha battuto. Che vi serva di lezione. Vabbè, per concludere, mano caritatevole è ottima se i propri alleati vengono spostati a destra e sinistra o portati via dalla squadra nemica, uno se li può ritirare vicino a sé. Quel coglione, o lo carico con il tuo cranio. Vabbè, non diciamo niente. Chi ha la grana per i miei servigi? Non è una partita più. Il vostro forte è in rovina! Ah, sta arrivando, sta arrivando, sta arrivando! Dannazione, ma che davvero? Dannazione, ma dai! Dannazione! No. Sopravvissuta a cose peggiori. Questa volta eravamo quasi tutti. Non eravamo tutti allo stesso momento. Diamine. Cioè, sono così ricchi che lasciano pure le monete in giro. Io non ho parlato del tratto distintivo dell'eroe, praticamente ogni volta che si viene attaccati si genera una nube tossica intorno a noi e si infliggono danni. E hanno fatto il boss. Boh, beh, sì. Ah, ha preso una brutta piega questa partita. E già ce l'aveva all'inizio, ho detto sinceramente. Però. Già in anni a 5. Sono tutti Che c'è? qui. Mi piace di. Andiamo un po' ai minion per prendere un po' di esperienza. Così basta! Noi non la arriviamo a vogliamo più. livello 20. Livello 20. Andiamo per bile rigenerativa quando abbiamo bile da qualche parte. E non so perché ho fatto la bile, detto sinceramente. Non ho capito perché
Grazie. TC ci ha fatto un ottimo regalo di Natale. E con questo dovremmo essere... a posto per prendere anche questi altri. Voglio conquistare questo campo di mercenari. Ok, brava Sylvanas. Prendiamone uno. Prendiamocelo via. Usiamo un vomite così facciamo un po' più di danni. Cerchiamo di essere veloci. Loro sono respawnati. Guys. Se riesco a scrivere. Cessate il fuoco! Se ne vogliono ancora devono pagare. Ok, era da solo. Presteso, però. Sylvanas. 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 Dovremmo prendere questo campo di mercenari. Ok. What? Via. Pessimo. Pessimo. Doppia uccisione. Non più tanto pessimo. Sì. Bello, mi è piaciuto. Mi è piaciuto. Era. Ah, ok. What? Non abbiamo ucciso anche qualcun altro. Ah sì, Foschi. Che però è respawnato subito. Bile rigenerativa. Praticamente quello che fa è ci rigenera non mi ricordo, 2 secondi più a lungo. Aumenta del 10% la velocità del movimento. Rigenera il 49% della vita. No. Salute pari al 49% dei danni inflitti. Quindi se lo facciamo tutto attorno ai nostri nemici. Zera, dai, vieni a pagare. Ci permette di causare tanti tanti danni, rallentarli tantissimo e in più di rigenerarci la vita, che si aggiunge al rigenerarci passivo della vita e alla vita. Oddio santo quanto sono messo male. Vai. Please. Hey. Please. 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 Ah. Filo rigenerativo su tutto il posto. Sì. Vieni qua. No, la ucciderai la nostra Sylvanas. Esploso. Una bella ripassata. E tanti saluti alla loro fortezza. No, ma dai, ma c'è. Perché i minion si sono... Si sarebbe potuto fare una bel boss prima che arrivasse TC e Zeratul troppo tardi. Porca miseria. Troppo tardi. Fate tacere i cannoni. TP. Not plus cannon. What? Che ce l'ho. Difficile che si rialzi. Oh, voglio la globo rigenerante. Letale. Ok. Sylvanas, Sylvanas, Sylvanas.
Non mi sta per niente piacendo quella Sylvanas. Va bene che Sylvanas specialista buono e ottimo se sta da solo, però non quando c'è tutta la squadra nemica in giro. Non quando c'è la squadra nemica in giro. Ah, grazie, eh. Io ti ho generato e tu te ne vai in questo modo. Grazie. Muori. Zera! Noi aiuta, amico! Oddio santo, sono così ossessionate le persone dalle uccisioni. Cioè, posso capire quando vedi qualcuno che sta proprio per morire, che c'ha uno sputo di vita schifosissimo. Ah, lì proprio dici no, non può continuare così, non può finire così. E invece le seguono pure quando c'hanno 5 tonnellate di vita. Tichus, per esempio! Perché? 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 Ah! Fa innervosire, è stressante vedere queste cose. È veramente stressante. Ecco, per esempio noi potevamo pagare e usare un'altra volta... capitano, così a... Ah, non ti lascio pagare. Liming poi. Liming. Qual era la necessità di grazie per la tua singola moneta. Ne ho tanto bisogno perché voglio andare a pagare. Assolutamente. Assolutamente. Prendiamoci la vita. E... andiamo a pagare. Ok, sì. Ti do una mano. Dai. Gli mandiamo proprio tutto, tutto, tutto. Stai attento. Vai a te, fammi bene a me che sei grande te. Wow. Allora, intanto paghiamo. Io ascolto e obbedisce. È stressante. Cioè, avremmo potuto già aver finito la partita. E vabbè. Ci siamo, ragazzi. Raffidiamo questo posto. Preso, mi dispiace figliuolo, mi dispiace, ti raggiungo, ti raggiungo, ti raggiungo. Gran bella uccisione. C'è anche una monetina qua. E vabbè, questa era la partita, come avete visto molto stressante. Però Tritacarne, ora non è stata un'ottima partita di dimostrazione di Tritacarne. La cosa più bella in assoluto da fare con Tritacarne è appunto spostare... gli elementi della squadra nemica a destra e a sinistra come ci pare piace. Al di fuori di quello non è che causa molti danni, non è che ha abilità particolari, nel senso di aiuto per la squadra, vale. Il suo compito principale è essere un grosso bersaglio e spostare i membri della squadra nemica a destra e a sinistra. Ricapitolazione veloce dei talenti. Appetito insaziabile per avere una quantità di vita enormemente più grande verso la fine della partita. Guarigione amplificata, quindi possiamo mantenerci al passo appetito insaziabile, specialmente se abbiamo un supporto nella nostra squadra.
Se ce l'abbiamo, si può anche evitare di usare Gusto Squisito. Perché avendo un supporto nella nostra squadra che ci permette, ci curi quel tot che ci serve per rimetterci in sesto, e più la nostra E è più che sufficiente. Però, per esempio, in questa partita non avevamo supporto, Gusto Squisito sarei. Era. Per me era un must pick. Gusto Squisito, ogni volta che usiamo la E su qualcuno di eroe nemico. Ah no, invece non è su un eroe nemico. È su un qualunque nemico. Oddio santo, allora è potentissimo. Niente, ogni volta che usiamo la E aumentiamo di 2 la rigenerazione al secondo della nostra salute. Quindi se si arriva alla fine delle partite, abbiamo 100 di rigenerazione al secondo soltanto per Gusto Squisito, avremo una possibilità di curarci enorme. In questa partita ho preso bile pudrita, ma secondo me devo prendere quell'altro. Quell'altro. Perché ho notato che erano gruppi troppo grossi, cioè mi è stato utile giusto in 2 occasioni. Non sono un grande appassionato di bile pudrita, oltre che non sono un grande. Non so esattamente come usarla. Indigestione per avere un pochino di danno in più quando mi ritrovavo da solo o che avevamo accerchiato qualcuno. Gancio lungo è enorme perché il nostro gancio le uniche volte che non riesce a agganciare qualcuno è o perché l'abbiamo mancato noi perché abbiamo mirato male. E questo ce la dobbiamo prendere soltanto con noi stessi e abituarci con questo gancio. Oppure perché di poco non siamo riusciti a prendere quel nemico, come invece avete visto verso la fine, e con il gancio lungo ho potuto prendere Zeratul, che aveva anche usato certamente il teletrasporto perché era troppo in là. E poi potenziamenti di bile putrida che ci permette di guarirci in altri. In altri casi, se avessi preso Banchetto Feroce, prenderei Scatola Tempesta per avere un po' più di mobilità o per allontanarmi dallo scontro, quindi per esempio salvare gli alleati da un qualcuno che gli potrebbe causare tanti danni, oppure allontanarmi camminando con qualcuno dentro la pancia, vomitarli in giro e con Scatola Tempesta ritornare in mezzo allo scontro per continuare a prendermi i danni al posto della squadra nemica. E per Tritacarne era tutto. Ci vediamo al prossimo episodio con qualcun altro. Ciao ciao!